Benvenuti, siamo con tre candidate donna della lista Cambia Musica, Appello per l'Aquila, a sostegno di Ettore Di Cesare, il cartello che insieme a In Comune presenta il maggior numero di cosiddette quote rosa alle elezioni dell'Aquila. Siamo partendo dalla mia destra con Carla Cimoroni, Valentina Valeriani e Irene Barbi. Benvenute a tutte e tre. Partiamo da Irene Barbi. Lei è stata per lungo tempo una militante politica, anche una dirigente di Sinistra Ecologia e Libertà. Come mai la scelta di abbandonare il centrosinistra classico istituzionale per aderire ai comitati e all'appello di Ettore Di Cesare? Purtroppo il terremoto ha creato, a mio avviso, una cesura che ha inevitabilmente posto anche gli stessi partiti a fronteggiare il processo di ricostruzione, a fronte del quale secondo me non sono stati assolutamente in grado, in generale, ma non soltanto SEL, ma io parlo in generale, dell'amministrazione di centrosinistra aquilana. Non sono stati, a mio avviso, assolutamente in grado di fronteggiare questo processo, e quindi innanzitutto come cittadina io ho trovato quindi un'assenza e un grossissimo ritardo che mi ha inevitabilmente spinto, come moltissime altre persone, come molti altri di noi che hanno partecipato alla costituzione di Appello per l'Aquila, a costruire quindi un vero e proprio percorso politico partecipato, un percorso che del resto abbiamo avviato presentato ufficialmente alla città lo scorso 12 ottobre del 2011, ma che in realtà è nato nei giorni successivi al terremoto. Moltissimi dei giovani, delle donne e dei meno giovani che fanno parte anche delle nostre liste sono stati infatti attivisti del movimento che ha fronteggiato innanzitutto l'azione del governo Berlusconi, l'attività o la inattività della struttura commissariale e poi anche quindi l'amministrazione comunale aquilana. Purtroppo, ecco, dispiace constatarlo questo, ma in realtà io sono fermamente convinta che i nuovi processi possono venire soltanto dal basso, proprio con la costruzione di percorsi politici partecipati, perché l'esempio, cioè, diciamo, a mio avviso la leva fondamentale è che qui si sta decidendo il destino di un territorio. E questo è un destino importantissimo in cui siamo noi cittadini, noi comunità, noi collettività direttamente interessati. E il grosso fallimento, che io non vedrei neanche specifico in SEL, ma più che altro da parte dell'amministrazione comunale in generale, che comunque è un'amministrazione di centrosinistra, è stato completamente bypassare la popolazione, inventandosi solo nella parte finale un regolamento sulla trasparenza e la partecipazione, che è stata, diciamo, la formulazione, l'unica formulazione che si poteva in qualche modo far passare ed approvare dal Consiglio Comunale. Non avendo assolutamente nell'interesse invece in realtà la collettività, si sarebbero potute fare molte cose a livello amministrativo per insomma far partecipare la cittadinanza. Grazie. Invece a Valentina Valeriani chiediamo: ormai è un mese che ufficialmente siete in campagna elettorale, dovevate presentare questo soggetto nuovo che è Appello per l'Aquila, anche se in realtà, come ricordava Irene Barbi, è stato presentato già dall'ottobre del 2011. Gli aquilani hanno capito il vostro messaggio? Siete riusciti ad entrare nelle case di questa città frammentata? Dunque, considerando il livello di gradimento che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni stiamo ricevendo, io ho un'ottima impressione e sono molto, molto ottimista.
all'idea di un risultato positivo. Questo proprio perché secondo me e secondo noi abbiamo centrato la modalità di operare e lo abbiamo fatto mettendoci veramente ad un livello di cittadini e cittadine che avevano e che oggi avevano riflessioni, progettualità e che oggi hanno tradotto in un programma. Quindi per questo dico che secondo me abbiamo centrato diciamo una pratica giusta, che è la più corretta ed è quella che può riuscire anche a sovvertire diciamo, un sistema che è diventato così stantio, così vecchio, così obsoleto. Perché portiamo proposte nuove, portiamo una pratica partecipata, trasparente, perché riusciamo a vedere oltre quelle che sono le solite politiche a cui siamo abituati e soprattutto perché portiamo anche proposte e volti nuovi. Siamo giovani, meno giovani, molte donne. Quindi abbiamo anche le nostre pratiche. E questo lo stiamo constatando che tutto questo ci sta dando ragione. E lo facciamo parlando con le persone, lavorando presso i quartieri, per le strade, perché chiaramente anche il nostro fare è iniziato dal basso, come spiegava Irene prima. Non avendo possibilità, grandi disponibilità economiche, l'unico modo per riuscire a fare politica in queste situazioni è quello di farla proprio, porta a porta, diciamo. Quindi parlando, confrontandoci, organizzando piccoli eventi e grandi eventi come quello di ieri a Piazza Palazzo, però anche piccoli eventi, quindi piccoli incontri di quartiere, dove incontrare persone che hanno avuto il desiderio di conoscerci e con i quali scambiare le nostre idee, ma raccogliendo anche proposte. E grazie a questa pratica, oggi siamo riusciti anche a costruire, a mettere in piedi un programma, diciamo, corposo, ecco. Quindi Non fatto di slogan, sicuramente. una campagna elettorale vecchio stile nella forma Sicuramente io non classica. conosco proprio il vecchio, penso che nessuna di noi, insomma, Sì. conosce il vecchio stile. Però lo conosciamo perché ce l'hanno raccontato e sappiamo come si faceva prima politica. Sì, e sono contenta di partecipare in questa fase, insomma, di essere parte attiva Di di questa questo fase. processo. Bene. Invece, infine, a Carla Cimorroni chiediamo, dopo la fase adrenalinica da campagna elettorale, che ne sarà del progetto di Appello per l'Aquila, al di là di quale sarà l'esito elettorale? Ma diciamo che, come diceva appunto Irene prima, le persone che si sono ritrovate intorno all'appello per l'Aquila sono tutte persone che sono state attive già prima di aderire appunto all'appello. Quindi tutte persone che hanno partecipato a manifestazioni, riunioni, hanno cercato di raccogliere la comunità intorno ai grandi temi che si sono presentati con la ricostruzione del dopo terremoto. Per cui l'appello ha avuto il merito sicuramente di raccogliere tutte queste persone che hanno saputo mettere da parte i personalismi e si sono veramente ritrovate in un progetto unitario, proprio a servizio della comunità. E in questo, già nel nostro appunto appello di ottobre 2011, avevamo già detto chiaramente che questo percorso sarebbe andato oltre le elezioni, che le elezioni sarebbero state soltanto un punto di passaggio, diciamo, di questo, anche una prova per sondare quanto incontriamo il Consenso. consenso, sicuramente. Come diceva Valentina, questo consenso ci sembra di riscontrarlo in tante manifestazioni, in tante situazioni di condivisione di questo percorso, tante persone che si sono avvicinate anche nell'ultimo periodo per portare
un'idea, un'esperienza proprio personale e metterla a servizio della comunità. Ci sembra sicuramente la modalità, l'unica modalità con cui è possibile andare avanti e portare veramente qualcosa di nuovo in questa città. Quindi l'idea è comunque quella di continuare con questo gruppo di persone e con tutte quelle che continueranno a voler aderire, a volersi mettere a disposizione. E di tutto il progetto. Quindi lavorare sicuramente a supporto dei consiglieri o delle consigliere che riusciranno a entrare in consiglio e continuare a fare anche un lavoro di controllo, di verifica di quello che l'amministrazione riuscirà a fare. Bene, grazie a tutte e tre.